tutti, buonasera, buongiorno, insomma non so in quale momento della giornata state guardando questo video. Comunque vi saluto e saluto soprattutto la mia cucciola Lucia. Ciao tesoro, un sacco di bacioni. La mia collaboratrice per questo video, quella che facciamo appunto mensilmente da ormai un sacco di tempo. In questo video voglio parlarvi praticamente dei preferiti, dei 5 top beauty di agosto. Vi parlo innanzitutto di un paio di prodotti nuovi di trucco che ho preso recentemente, che ho comprato recentemente, e poi ho un paio di cosine di bellezza. Il primissimo top beauty di cui vi voglio parlare è un prodotto che ho preso proprio nuovo di Wycon. Praticamente ero alla ricerca di un prodotto per le sopracciglia che me le facesse praticamente fare disegnate. Vi spiego perché praticamente ho fatto un disastro con le sopracciglia qualche tempo fa, nel senso che me le sono proprio, ho cominciato a tagliare senza la forbicina, quella per le sopracciglia, ma proprio con le forbici, così schifosamente, mi vergogno anche a dirlo, me le sono proprio distrutte, me le sono fatte quasi a zero, e quindi avevo bisogno di qualcosa che me le facesse disegnare ad ex novo. E la commessa di Wycon mi ha convinta, mi ha fatto comprare questo kit di Wycon nuovo per le sopracciglia, penso che sia una delle ultime collezioni, che è l'Art of Seduction, nella colorazione medium. È appunto praticamente un kit che mi sembra di aver pagato sugli 11 euro, una cosa del genere, che al suo interno ha lo specchietto, adesso copriamo per non accecarvi, un gel, una specie di cera insomma, la parte invece in polvere per le sopracciglia e un illuminante. Poi ha anche praticamente un piccolo pennellino microscopico che però io uso proprio, lo uso tranquillamente, e una mini pinzetta che però vi dico in realtà fa un po' schifo, vabbè, comunque ve lo voglio assolutamente promuovere. Non tanto per la colorazione, perché devo dire che le colorazioni ce n'erano proprio poche, non è che fossero proprio, non è che ci fosse quella scelta, vabbè, però non è che possiamo pretendere troppo da Wycon. Ve lo devo assolutamente promuovere per la resistenza, cioè veramente questo è una bomba. Io mi metto proprio, come mi ha fatto vedere la commessa, la stessa commessa, cioè metto prima la cera, poi la parte in polvere e poi insomma coloro sotto l'arcata sopraccigliare con questa cremina illuminante, che è proprio molto leggero, ma vi dà proprio quel tocco in più di vi dà proprio quell'effetto di palpebra liftata, insomma. Ve lo devo appunto assolutamente promuovere proprio per la sua resistenza, perché io l'ho usato anche appunto in questo mese un paio di volte per andare in piscina o comunque per andare a prendere il sole, quindi si suda, mi bagnate magari, ok, ma è rimasto lì fermo, immobile, senza spostarsi assolutamente. Un altro prodottino nuovo che ho preso di make up è questo prodottino qui, di cui vi avevo messo anche una foto su Instagram. È praticamente un blush della Wet n Wild. Tra l'altro la Wet n Wild li ha fatti recentemente nuovi, proprio hanno la confezione nuova, perché prima erano un po' diversi, ed è in particolar modo il numero E3252 Pearlescent Pink, che avevo visto su internet essere il dupe del famosissimo Orgasm di NARS. Io NARS da Sephora non l'ho mai beccato proprio, ma quel blush veramente mi piace un casino, lo volevo assolutamente. Non avevo mai avuto questa cosa però di ordinarlo in internet, non è una di quelle cose che bravavo così tanto da ordinarlo in internet. Bazzicando appunto un po' su internet, però ho trovato appunto il dupe di questo Orgasm di NARS, di questo blush di NARS, e ho trovato appunto che tra i dupe più citati c'era uno di questi qua di Wet n Wild, e quindi sono andata in negozio e l'ho trovato, l'ho comprato, c'era tra l'altro l'ultimissimo che c'era nello stand, e vi devo dire che è veramente un bellissimo colore. Adesso io Orgasm di NARS non ce l'ho, quindi non posso confrontarlo, non so dirvi se è proprio il dupe, però come colorazione indubbiamente ci somiglia tantissimo, e il colore praticamente è questo qui. Adesso io non so se riesco a farvelo vedere bene in tutti i suoi riflessi, comunque vi garantisco che è proprio il classico color rosa corallino con delle perlescenze dorate al suo interno. Non so appunto, vi ripeto, se riuscite a cogliere bene le perlescenze, ma fidatevi di me, è proprio così. Adesso magari non avrà la sua stessa scrivenza, non avrà la sua stessa pigmentazione eccetera eccetera, è sicuramente più polveroso, però il colore secondo me ci si avvicina tantissimissimo e costa tipo 3,90 euro. Un altro prodottino di trucco di cui voglio assolutamente parlarvi, di cui non vi ho mai parlato, ma che tra l'altro ce l'ho da una vita, è questa matitina qui di Max Factor. Io mi ricordo che è di Max Factor perché
perché me lo ricordo, ma obiettivamente ormai non si legge più niente. Comunque questa mattina, ma di Max Factor, appunto una mattina casual fatta in questo modo, vedete che è blu e ha il retro con il colore della matita, ed è appunto questa matitina color burro, che è un classicissimo color burro, appunto niente di eclatante. La cosa per cui ve la voglio assolutamente promuovere, che vi consiglio assolutamente di comprare se state cercando una matita color burro, è per la sua resistenza, anche in questa, anche in questo caso, soprattutto nella rima interna dell'occhio. Questa assolutamente, se la volete usare per questo scopo, è fantastica, vi resiste tantissimo. Io la uso a volte anche per la matita sottolargata sopraccigliare, quindi appunto se state cercando una matitina color burro resistentissima, io ve la straconsiglio. Gli ultimi due prodottini che vi voglio nominare sono due prodotti appunto per la cura della persona, e uno è questo qui, l'olio di rosa moschetta dei Provenzali Bio, l'olio puro di rosa moschetta dei Provenzali Bio. Io praticamente questo l'ho comprato perché mi serviva qualcosa che mi mandasse via un po' le varie macchie che ho sul viso, dei precedenti brufoli, insomma. Sapevo che comunque l'olio di rosa moschetta era ideale per fare questo lavoro, appunto, di insomma eliminare un pochino le macchie dei precedenti brufoli, e devo dire appunto che lo sta facendo in modo molto molto egregio. Costa un po', perché mi sembra che costi sui, non mi ricordo se 11 o 16 euro, una roba del genere, e sono esattamente 30 ml, quindi non sono tantissimi, però vi dico che comunque ne basta pochissimo. Io ce l'ho da un bel po' di tempo, da più di un mese penso, e come vedete lo metto praticamente tutte le sere, e come vedete appunto l'ho usato pochissimo. Tra l'altro poi io lo uso quasi come se fosse una crema da notte, nel senso che lo metto prima di andare a dormire, perché comunque se ne mettete un po' di più, unge abbastanza, però poi alla mattina avete veramente una pelle compattissima, levigatissima, luminosissima, è veramente un portento. E comunque appunto mi sta dando una grandissima mano nel cancellare le macchie da precedenti brufoli, oppure io magari lo utilizzo qui ai lati delle labbra, perché io spesso qua ai lati delle labbra mi si screpola, mi si arrossa, non chiedetemi perché, non lo so. Lo uso spesso appunto anche in questa zona e mi sta dando una grandissima mano. L'ultimo prodotto che vi voglio nominare è un prodotto che ho dovuto prendere per necessità, che avevo visto praticamente in un video di una ragazza che seguo, che veramente mi piace un sacco, che si chiama Ambra, osservatrice scaltra, che saluto anche se non vedrà mai questo video. L'aveva nominata in un video in cui parlava dei prodotti che lei preferisce di più della Sien, ovvero della marca che si trova alla Lidl di prodotti di bellezza e di cura della persona. Aveva nominato questa crema corpo, appunto body lotion Allure a 10%, e appunto mi sono affidata a questo prodotto perché gliel'avevo sentito nominare, proprio perché aveva avuto anche lei lo stesso problema di secchezza alle gambe. È veramente nutriente da matti, e il problema di secchezza alle gambe veramente non ce l'ho più. Io non ce l'ho mai avuto tantissimo questo problema di secchezza in questi ultimi tempi, però appunto proprio complice probabilmente il caldo e le docce frequenti, erano un po' più secchine le mie gambe, e con questa crema vi devo dire che veramente ho risolto il problema e me le lascia morbidissime e nutritissime. Io scappo perché sono in super ritardo, e saluto ancora come sempre la mia cucciola Lucia. Ciao belle, ci vediamo il mese prossimo con questo appuntamento, e con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao.